Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Ricorderete tutti le principesse Serassie, ovvero Jessica, Clarissa e Lucrezia in arte Lulu, che oggi tornano a far parlare di sé, ma non per qualcosa che hanno fatto, bensì per una sentenza che è arrivata. È arrivata la decisione definitiva su Giulio Bissini, il papà delle sorelle Serassie, Jessica, Lucrezia e Clarissa. Non sono delle vere principesse, questa è l'ultima parola del tribunale svizzero. Qui c'è stata la conferma della sentenza sul padre delle ex concorrenti del GF VIP 2021. L'uomo, secondo quanto si legge su Oggi, dovrà scontare una pena in cella e restituire ben 13 milioni di euro. Precisamente, Bissini è stato condannato in appello a 6 anni di prigione dalla Corte di Appello e di Revisione Penale del Canton Ticino. Scendendo nel dettaglio, il padre delle sorelle Serasi è accusato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta. L'uomo dovrà scontare il resto della pena nella prigione di Lugano, proprio in Svizzera. I 13 milioni di euro che dovrà restituire corrispondono alla cifra sottratta all'imprenditore Silvio Tarchini, al procuratore Battista Ponte, al direttore di banca, figlio di un italiano del Negus d'Etiopia e di donna etiope. Giulio Bissirri avrebbe ingannato queste persone dichiarandosi membro dell'ex famiglia imperiale. Quindi le sorelle Serasie, amici di Nova News 24, non si possono definire più principesse. In questo modo diceva a tutti che sarebbe riuscito ad avere accesso a un tesoro in bond tedeschi per 200 miliardi di euro. Usando la sua tattica, così convinto imprenditori italiani e svizzeri a farsi finanziare con milioni e milioni di euro, attraverso cui viveva nel lusso. Tutto questo con la promessa che avrebbe condiviso con loro il suo tesoro. Amici di Nova News 24, questa è sicuramente una notizia che non fa scalpore. Infatti già era in corso proprio il processo a questo uomo. Stando alle indagini condotte, sono tanti coloro che sono cascati nell'inganno. A seguito della truffa c'è anche chi è finito in miseria. Questo è il caso dell'amministratore delegato Holiday Inn di Roma, Roberto Tedesco. Questo ultimo ha affidato proprio milioni di euro al padre e alle sorelle Selassie, che poi ovviamente non ha più rivisto. Durante e dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, le sorelle Selassie si sono spesso dovute difendere da chi precisava che non sono delle vere principesse. Oggi la sentenza ufficiale ha confermato quelle accuse. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate sulla vicenda. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete sempre il pollice in su e seguiteci su Nova News 24.